Allora, adesso ti racconterò una storia molto molto semplice, addirittura anche un po' banale, ma è molto importante. La storia della rana e dello scorpione. Ascoltami bene. Sul ciglio, diciamo, di un fiume c'era uno scorpione che doveva attraversare questo fiume, ma lui sapeva benissimo che non sapeva nuotare. Di lì passava proprio una rana e a un certo punto lo scorpione si avvicina a questa rana e gli dice: "Ciao Ranocchio, anzi, ciao rana, potresti per favore farmi la gentilezza di accompagnarmi dall'altra parte? Perché io devo assolutamente attraversare il fiume, ma non sono capace perché essendo uno scorpione non so nuotare." La rana rimane un po' imbarazzata perché, sai, uno scorpione ha il pungiglione, dice: "Sì, ok, io posso accompagnarti, ma se tu poi mi pungi, cioè, come facciamo? Perché dovrei mettere a rischio la mia vita per accompagnarti e farti un favore?" "Guarda, rana," risponde lo scorpione, "io non ho alcun interesse a pungerti, perché se tu mi accompagni non solo mi fai un favore, ma addirittura se siamo in mezzo all'acqua io ti pungo, tu affondi e affondo anch'io con te. Quindi non ci sono proprio, non devi proprio preoccuparti, poi mi farai un grandissimo favore, quindi ti prego, aiutami." La rana, dopo questo discorso logico, effettivamente si tranquillizza e allora accetta di accompagnare lo scorpione dall'altra parte. Allora lo scorpione sale sul dorso della rana e la rana inizia ad attraversare il fiume. A un certo punto la rana sente un dolore fortissimo dietro il collo. Era lo scorpione che col suo pungiglione aveva appena punto la rana. La rana resta stupita, dice: "Ma scusa, adesso moriremo tutte e due perché adesso anneghiamo, affondiamo e muori anche tu. Perché l'hai fatto?" E lo scorpione dice: "Ma io sono uno scorpione, è nella mia natura agire così." Perché ti ho raccontato questa storia? Perché ognuno di noi ha un'identità e ha una personalità, e se è una persona che è fatta per non accontentarsi, per raggiungere obiettivi che per lui o per lei sono importanti, per riuscire a raggiungere una sua armonia, se è una persona che non è nata per sopravvivere, ma è nata per vivere, quindi non per accontentarsi e vivere una vita mediocre, ma per riuscire a crearsi delle condizioni in cui si trova bene. Se tu sei questo tipo di persona e però non hai questi risultati, tu vivrai nella più profonda frustrazione. Perché sei una persona, sai qual è la tua identità, ma non hai dei risultati che ti fanno, che soddisfino la tua identità. Quindi la cosa più importante che tu devi fare e lo spunto più importante che tu puoi trarre da questa storiella è che se tu non farai nulla per raggiungere quegli obiettivi, ti sentirai sempre frustrato. Perché la tua natura è quella magari di vincere, di raggiungere l'armonia nella tua vita, di raggiungere un certo obiettivo, e quindi se tu non identifichi questo obiettivo e non lo allinei, anzi, e non trovi l'obiettivo che ti porta ad essere soddisfatto, tu avrai sempre una eterna insoddisfazione dentro di te. Quindi trova la tua identità, trova il tuo obiettivo, ricerca o fai un percorso che ti porti ad avere le migliori strategie al mondo per raggiungere quell'obiettivo. E la tua felicità sarà subito dopo aver raggiunto quell'obiettivo. Perché? Perché avrai trovato la tua direzione, che è la cosa più importante. Ricordati, non è importante dove sei oggi, ma la cosa importante è dove sei diretto e quello che stai facendo per raggiungere la tua meta. Trova chi sei, trova la tua meta, acquisisci le migliori strategie che ci sono sul mercato e poi inizia a fare. Perché è troppo tempo che siamo presi in giro da questi formatori imbonitori che ci motivano col se vuoi puoi, o con la legge di attrazione, o con altre strategie fumose che ci motivano, ma non ci danno una linea guida da seguire, non c'erano dei punti di riferimento pratici da mettere in pratica per raggiungere i nostri obiettivi. Oggi questa cosa è finita, grazie alla Warriors Project, quindi se vuoi raggiungere i tuoi obiettivi, se vuoi riuscire a raggiungere l'armonia, la soddisfazione, la felicità nella tua vita, io, come formatore Warriors Project, ti posso accompagnare in questo percorso attraverso due modalità: un video corso online, che è il migliore che c'è sul mercato perché è il più completo, formazione avanzata che ti porta mano per la mano, ti prendi, ti accompagna a sviluppare quella che è la tua intelligenza emotiva, la personalità vincente, e ti dà le migliori strategie che ci sono oggi sulla crescita personale al mondo. Primo. Secondo,
abbinato a questo videocorso di oltre 18 ore ci sono delle sessioni formative a distanza con me tramite chiamata telefonica o videochiamata. Quindi ti darò un vestito su misura, cioè le strategie adatte alla tua situazione di adesso. Quindi sarà una formazione avanzata, personalizzata ed esclusiva per te. Chiaramente se sei donna a fare formazione con me, perché bisogna prima riuscire a capire che tu sia adatto, che sia il punto giusto per riuscire a lavorare con me, quindi che tu abbia gli stessi valori e che insomma siamo due persone che ci capiamo, altrimenti non riusciremo a cavarne un ragno dal buco. Quindi c'è un questionario per la seconda ipotesi da compilare se sei idoneo e c'è posto, perché io lavoro solo con 10 persone e attualmente ci sono dei posti limitati, sono pochi e sono rimasti 3 o 4, e quindi se c'è posto, sei idoneo, puoi fare anche la seconda chance, saremo in due, io e te, con un numero limitato di sessioni, ma che avrai le migliori strategie per raggiungere i tuoi obiettivi, quelli giusti per te. Clicca sul link e ci vediamo dall'altra parte.